Ciao a tutti, questo è un appuntamento con il mio salotto culturale. Do il bentornato a Stefania De Girolamo che torna con un nuovo libro. Bentornata, ciao Stefania. Ciao, ciao a tutti e grazie dell'ospitalità ancora una volta nel tuo bellissimo salotto. A me fa sempre piacere quando i miei ospiti tornano perché significa che si sono trovati bene. Tra l'altro hai pubblicato di recente un libro che è di stretta attualità, nel senso che andremo a vedere, parlerà di un argomento a caso del quale non sentiamo mai parlare, non leggiamo mai nulla, perché ovviamente non è assolutamente mai l'argomento principale con le quali Del vengono giorno. aperte tutte le pagine dei quotidiani, con le quali ci sono i titoli dei telegiornali. No, 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 io, tu ne senti parlare, io no. Assolutamente, proprio non uno Assolutamente. vorrebbe anche, però. Infatti, no, vabbè, perché sai, magari poi la gente alla fine col rischio di sottovalutare le cose, invece non ne parliamo, così è meglio, so, perché evidentemente non se ne parla mai. Io Esatto. poi non saprei, io no, non parlo a ragion veduta di televisione per un semplice motivo, che io la televisione non la guardo e francamente faccio una vita molto più sana di quella di tanti, quindi inutile che mi dica, ah, in televisione non so cosa trasmettono, quindi francamente non ne ho la più pallida idea, parlo al limite per sentito dire, ovviamente stiamo scherzando, l'avete capito Certo. benissimo. Il libro, il tuo libro si intitola Covid e Paperi. Covid e paperi, eccolo qua. Eccolo qua. Quindi, diciamo, abbiamo capito a che cosa ci riferivamo, sia pure in modo scherzoso e ironico, ovviamente. Di cosa, scusa, parla questo libro? Ma ne parlo ovviamente di Covid, ma nasce un po' come un diario di una casalinga nevrotica in tempo di quarantena, no? È chiave, non tanto ironica quanto cinica. Racconta un po' questo barcamenarsi un po' di tutti, non solo delle casalinghe, sotto questa pioggia di decreti che ci è capitata sulla testa, no? Ogni settimana quasi dovevamo rinnovare non solo le certificazioni, ma questo si può fare, quello non si può fare, cosa può. Mi ricordo le battute che ci voleva alla fine come diceva, il raccoglitore per mettere insieme tutte le varie forme di. Adesso ultimamente, diciamo, siamo passati a una nuova certificazione. All'epoca invece si usavano le cosiddette autocertificazioni. Quindi tu Sì. dovevi ogni volta autocertificare che ti eri spostato, poi a seconda che si fosse in zona di un colore piuttosto che in un'altra, c'erano varie limitazioni. Io, ecco, per la cronaca, io ho fatto sia studi giuridici, prima in ordine di tempo, e studi storici, e confesso apertamente che ad un certo punto io mi sono completamente perso, cioè, non, cioè veramente, facevo anche degli schemini dove tipo PDF, fogli di Excel, dove ti facevano tutto l'elenco delle cose, questo sì, questo no, questo. Ma veramente io a un certo punto ci ho quasi rinunciato, perché veramente stavo, come dicevi te, impazzendo, e qui non parliamo di un libro, parliamo di vita Di reale, vita diciamo così. vera, sì, assolutamente. Prendiamola a scherzare, perché non è un argomento, per carità, sul quale si può fare tanta ironia, però ogni tanto ci vuole anche un minimo, diciamo, di tenenza alla sdrammatizzazione, altrimenti veramente finiamo tutti quanti dallo psichiatra. Assolutamente, ci hanno dato anche il bonus psicologo, perché prima ci hanno fatto impazzire con queste certificazioni, poi ho detto ora mi diamo lo psicologo, le mettete a posto Che le fortuna, certificazioni. almeno gli psicologi saranno contenti, così potranno Almeno loro lavorano. avere più lavoro. No, avete capito qual è lo spirito di questa intervista? Noi ovviamente vogliamo volutamente scherzarci o quantomeno ironizzarci un po', perché è anche il caso ogni tanto di continuare a dire di farlo, senza per questo sottovalutare né il problema che è grave né tutto quello che purtroppo è accaduto in questo periodo, che a mio modesto parere non sempre è stato gestito in modo, diciamo, del tutto ottimale, usiamo questo termine, perché ovviamente già con tutte queste perplessità, tutti questi problemi che sono venuti fuori, evidentemente magari anche qualche pecca, visto che umano errare c'è stata pure. Una Non curiosità ti sento più. importante. Mi senti, Stefania? Mi senti? Sì, si è persa la linea, ora ti sento. Ok, no, forse c'è stato solo un momento di perdita di linea. Una curiosità importante, visto, come dicevi giustamente tu, successione di decreti, indicazioni e via dicendo.
Quando lo hai scritto questo libro? Cioè, perché è importante dirlo in questo quadro. Beh, intanto viene un po' fuori dalla mia abitudine di scrivere giornalmente, diari, eccetera, eccetera. Durante la quarantena appuntavo delle cose in maniera abbastanza tragica, come è più nel mio carattere. Dopodiché l'anno successivo ho detto, ma sì, io lo prendo e lo metto tutto in chiave comica, in chiave ironica, cinica più che altro. Non manca nel libro il passo tragico, questa cosa che io ho chiamato l'urlo da Bergamo, che era quello che più di tutto mi faceva star male, ecco. Però credo che la rabbia, piangere, non, sta un po' a noi, ecco, cercare di fare un passo avanti e guardare anche con questo cinismo, non tanto ironia, un cinismo, guardare a che cosa ci stavano facendo già allora, che cosa ci stavano costringendo a fare in nome di una paura, alla fine dei conti, no? Ci hanno indotto alla paura per poter poi accettare tutta questa mole di regole, decreti che ma adesso per esempio non puoi andare a ritirare la pensione, però puoi mangiare il popcorn al cinema, è fantastico. Diciamo che purtroppo devo dire la verità, ci sono delle indicazioni che destano, io penso, qualche perplessità, perché comunque sarebbe opportuno semplicemente che, secondo me, alcune cose razionalizzarle meglio e anche dare indicazioni un po' più univoche, perché veramente il fatto che ogni settimana, e qui parlo da giurista, anche se stiamo parlando di norme sulle costruzioni, cioè se io ogni settimana facessi un decreto col quale do indicazioni diverse su come devono essere costruite le case, cioè capite bene, mettetevi nei panni dell'impresa costruttrice. Cioè, cominci a fare il muro e poi ti dicono: ah no, il muro deve essere più alto, il muro deve essere più basso, poi la settimana dopo, ah no, deve. Cioè, è impossibile, È perché è impossibile. uno dei principi più elementari. Capisco l'emergenza, capisco le urgenze, tutto quello che vuoi, però rimane il fatto che il principio della certezza del diritto deve essere comunque salvaguardato, sempre e comunque. Quindi qui non stiamo entrando, visto che, giusto per la cronaca, qui non stiamo facendo nessun tipo di valutazione medica, perché quelle cose. Assolutamente, non mi permetto, non ne so niente. Manco io, quindi se ne sciroppino i medici quelle cose là, io sto facendo una valutazione di ordine razionale e giuridico che veramente ha creato un girepraio talmente, Ma come io, si dice? insistendo adesso su questo tema giuridico, ricordo che una delle figure più citate nei nostri codici è quella del buon padre di famiglia, no? Tu ti trovi in una situazione che non conosci, non sai come reagire, come posso fare io a non commettere un reato, visto che la legge non ammette ignoranza, però è chiaro che un cittadino non riesce a conoscerla tutta. E allora ti dice, ti rifai al buon padre di famiglia. Cosa farebbe un buon padre di famiglia? Ecco, in una situazione come questa, secondo me, non comprerebbe monopattini, per esempio, ma aggiungerebbe posti letto o cose del Sicuramente, genere. Oppure sicuramente darei. io sì, io guarda, tra l'altro io sai che faccio anche a tempo perso tra le varie cose, io scrivo anche articoli su un giornale online. Io ho scritto tempo fa un articolo, se non mi ricordo, forse è uscito 2 o 3 mesi fa, buoni, un articolo sul quale riprendevo tutti i tagli alla sanità che ci sono stati praticamente a partire dalla fine del millennio scorso, del secolo scorso, se vogliamo, fino praticamente a pochi anni fa. Questi tagli, comunque, che se ne dica, lasciando, anche ipotizziamo che non fosse mai accaduto tutto quello che disgraziatamente è accaduto da 2 anni a questa parte, ma questi tagli sono una sciagura, perché tagliare, come dicevi te, posti letto, tagliare ospedali, tagliare a volte, ahimè, anche posti. Nel senso personale medico che poi magari va in pensione giustamente legittimamente perché uno passata una certa età si presume che abbia pure diritto di riposarsi.
senza poi che venga sostituito. Cioè, questi tagli, ma ripeto, anche ipotizzando, cancellando gli ultimi 2 anni, ipotizzando che fossimo nel 2019, questi tagli comunque sono stati una iattura incredibile, perché sono stati fatti, mi dispiace doverlo dire, veramente sulla pelle delle persone. Ma qui non stiamo, ripeto. Ne so qualcosa perché ho vissuto un paio di esperienze molto negative negli ospedali qualche anno fa, prima che ci fosse la pandemia. Per cui a me personalmente, per la mia esperienza, che mi raccontino, mancano posti letto, mancano personale, manca questo, manca quello, lo so perfettamente. So cosa vuol dire entrare in ospedale con una spalla rotta e non uscirne. Quindi non mi Oppure, possono venire a raccontare, ecco. esatto, oppure mi permetto anche di dire la classica battuta: sfido chiunque di coloro che ci ascolteranno a dire che non gli è capitato di andare a fare o a tentare, aggiungo anche, di prenotarsi un qualunque tipo di visita medica. E ripeto, qui non stiamo parlando assolutamente di pandemia, sto parlando, può essere, come dicevi tu, il Generale, certo. medico, il cardiologo, quello che vi pare a voi, di andare e che qualcuno non vi dica. Allora, la visita gliela prenotiamo tra, facciamo 6 mesi, però io ho lo studio privato, se vuoi venire da me oggi pomeriggio alle 15, facciamo tutto, 100, 200, 300 e siamo a posto. Sfido chiunque di quelli che ci ascoltano che non gli è capitato. Cioè, scusate, o non andate dal medico perché grazie a Dio state bene e ben venga, così va benissimo. Ma nel momento in cui ne avete bisogno, sfido chiunque a dirmi che non gli è capitata una cosa di questo tipo. E quello dipende dai tagli, anche da altre cose che secondo Dai tagli e dalla coscienza delle persone, perché poi. cose che non funzionano. Da poco è stata inserita in Costituzione il principio della tutela della salute. Oddio, no, hanno fatto alcune precisazioni perché c'era già da prima, non voglio dire stupidaggini, però aggiungo anche che magari sarebbe carino che le affermazioni di principio fossero accompagnate da, diciamo così, da misure pratiche altrettanto efficaci, perché altrimenti, come dire, è bello fare le norme. O fare queste belle proclamazioni di principio, ma quando restano appunto solo sulla carta, in caso di dirlo, non è che siano particolarmente soddisfacenti, mettiamola così. Però adesso non togliamo tempo al tuo libro, che comunque mi incuriosisce molto, devo dire la verità. Abbiamo già capito qual è stato il tipo di approccio, come dicevi tu, un mix tra cinismo e, come dire, infatti in realtà mi incuriosisce una cosa: perché Covid e paperi? Questo Ecco, titolo. perché il papero poi è un protagonista, no? Perché questa casalinga è impaurita, poi forse più che dal morbo, piuttosto dalla crisi economica, la perdita di lavoro, la perdita di soldi, dice, ma, comincia a pensare, ma come facevano gli antichi che comunque non avevano tutte queste cose? Quindi c'è l'idea del ritorno alla campagna, gli orti, la natura, e siccome io ho animali. E ho detto, vabbè, se proprio non sapremo cosa mangiare, tireremo il collo al papero. Poverino, che si chiama Giacomo nel libro, è tuttora vivo, per cui vivo, vegeto e tranquillizzo tutti, non ho ammazzato il papero. E poi c'è, ovviamente, abbastanza evidente, il riferimento alla vecchia canzone Papaveri e papere, dove i papaveri restano papaveri, le papere, qualunque cosa accada, restano papere. Sei nata piccolina, che cosa ci vuoi fare? Nel senso che anche questo frangente drammatico, ci sono persone che hanno avuto fortuna, tra virgolette, a livello di soldi, di guadagni. So persone, insomma, che hanno. Guarda, io per non stare a parlare di questa pandemia, io ho avuto la fortuna, purtroppo ormai non ci sono più, però io ho avuto la fortuna di conoscere i miei nonni, molti dei quali sono venuti meno quando io ero già abbastanza grande, quindi mi sono fatto raccontare tante cose. Tra i racconti più significativi, anche che sono veramente testimonianze di storia, sono i racconti del periodo della Seconda Guerra Mondiale, che
alcuni di loro hanno vissuto perché erano già adulti all'epoca, e raccontavano proprio di come, in circostanze come la guerra, che sa, Dio solo sa cosa significa viverla, io grazie a Dio non l'ho vissuta questa esperienza, però sa, possiamo immaginare che tipo anche di traumi ti lascia. E raccontavano tra le altre cose appunto quanto ci fossero state delle persone che grazie alla guerra hanno fatto la loro fortuna. Gente che ti, tra virgolette, vendeva un pezzo di pane in cambio magari della collana d'oro, del braccialetto, di altri beni di valore. Come dire, sono quelli che si chiamano i ladri nell'incendio, no? Queste cose Lì purtroppo. dove prendono valore le cose vere. Quello che manca in tutto questo, secondo me, che sta accadendo, è aver dimenticato l'importanza delle cose reali. L'esempio dei popcorn al cinema, voglio dire, hanno dato i nostri governanti, i nostri capi, hanno dato più importanza al popcorn al cinema che all'anziano che deve andare a pagarsi la bolletta, a ritirare la pensione o al padre di famiglia che deve andare a lavorare. Abbiamo messo in alto qualche cosa che di fatto importanza non ne ha rispetto all'esigenza naturale che dovrebbe essere garantita a tutti di procurarsi il cibo, poi fondamentalmente quello è. E anche di avere una vita normale, perché io, giustamente si parla molto degli anziani, io penso anche ai, diciamo, vado dall'altra parte della barricata, penso anche ai ragazzi, ai giovani. Io non sono, so, più un ragazzino, purtroppo. Però dico, in generale, voglio dire, se io penso al periodo in cui ho avuto, vissuto la mia adolescenza, quando magari ero, so, 18 anni appena compiuti, che è una, so, fase della vita, secondo me, molto importante, dove fai delle esperienze. Qualcuno dice anche la fase più bella della vita, può darsi. Però ecco, aver privato magari anche tanti ragazzi di questo tipo, perché a quell'età perdere un anno non è poco, Ah, io quindi alla sono fine, d'accordo, assolutamente. anche questa valutazione, infatti, mi risulta. Questo, non, ripeto, io non mi occupo di medicina, che non ne capisco niente, lo dico apertamente, però io ascoltando, so, i report ufficiali, purtroppo sono significativamente in aumento casi di depressioni, so, di problematiche legate proprio al benessere cosiddetto psicologico, che secondo me è importante tanto quanto quello fisico, anche perché tra le due cose non sono per niente sganciate, e questo lo stesso sono medici, non lo dico io. E quindi è chiaro che anche queste cose vanno valutate. Ma la tua protagonista, ecco, come, a parte il papero, come abbiamo capito sta bene, meno male, come l'affronta tutta questa, diciamo così, questo periodo, questo succedersi di indicazioni? Eh sì, cioè, ci sono tutte quelle scene poi legate alla didattica a distanza, i figli che sequestrano il computer, e questa viene matta, no? Perché è la sua vita. Oppure terrore di andare a comprare qualcosa che non si può comprare, no? Perché a un certo punto, poi per le donne in particolare, gli assorbenti non erano un bene di prima necessità. Allora che fai? Smonti i cuscini, tagli le fedele, fai tutto come la nonna e ti senti trasportata un secolo addietro. Quindi un po' tutte queste cose di vita quotidiana. Poi questa spola che deve fare per andare a dar da mangiare a questi papperi, a queste galline, a questi polli che ha a 10 km di distanza, che comporta una serie di problematiche. Certo, beh, anche perché veramente ci sono stati anche, oddio, quello degli assorbenti, grazie a Dio, diciamo, ma col problema non ce l'ho, lo ammetto, però è chiaro che ci sono stati. Per esempio, io quel periodo, mi ricordo banalmente, ho avuto un problema, io che porto gli occhiali, si erano rotti un paio di occhiali da vista, io senza occhiali non ci vedo niente, e ho dovuto inseguire l'ottico di turno sulla base degli orari, non era stato facile. Però ecco, cioè, quella è una cosa di necessità, perché senza di quello ovviamente non si poteva, io non posso fare nulla, né guidare, né muovermi, né lavorare, né niente. Io ti faccio una proposta, Stefania, leggiamo un passaggio
del tuo libro, così ci facciamo un'idea di quello che hai scritto. Sì, sì, eccolo qua. Vi racconto appunto una di queste uscite dovute, perché sennò i polli muoiono di fame. E comunque devo andare a dar da mangiare i polli. Casa di villaggiatura in mezzo al nulla, a 10 minuti di macchina. Una curva, due curve, tre curve, carabinieri, polizia municipale, polizia e basta. Carabinieri forestali, finanza. Signora, ha l'autocertificazione? Io mi impettisco come un gallo, orgogliosa di me stessa. Sì, certo. Mi volto verso il sedile vuoto a fianco a me e prendo dal mucchio di certificazioni il primo foglio, che deve essere certamente quello giusto. No, signora, questo non vale più. Ops, uno dietro l'altro, infilo dalla fessura del finestrino il foglio da porgere alla gente. Ma non ne va bene uno. Il tizio in divisa mi fissa, ma non mi vede, le mascherine non sono ancora arrivate, quindi ho una lunga sciarpa nera avvolta sulla faccia, gli occhiali da sole che il morbo attacca anche dagli occhi, il cappello in testa che non si sa mai. Così mi rendo conto che quell'uomo non saprà mai chi io sia veramente. Scocciato o impietosito dal vedermi trafficare tra fogli vari, si arrende. Lasci stare, gliene do una io. Intanto i polli affamati aspettano. L'atroce dubbio mi sale alla mente. E se sbaglio a compilarlo? Multa? Mi vaporizzano, tra virgolette, come il tizio del TSO? Non mi fanno passare, i polli moriranno di fame? E di fronte allo spauracchio di una depressione stile 29, credetemi, un pollo comincia ad avere la sua importanza. La gente fissa il foglio in silenzio, persino i passeri hanno smesso di cinguettare, trattengono il respiro insieme a me. La solidarietà non è un valore del tutto perduto. Al foglio del catasto, signora? Con me nella mia nefasta natura il sangue mi sale alla testa, il tono della voce si alza, il rischio di un trattamento sanitario obbligatorio pure. No, signore, non ho il foglio del catasto. Nessun decreto ha deliberato che dovessi girare con il foglio del catasto della casa di villeggiatura. Però posso tornare a casa, prendere il foglio del catasto e portarle il benedetto foglio del catasto. E stia calmo! L'uomo, impassibile, forse non mi ha sentito o forse mi ignora. E perché mai abita lì e tiene i polli dall'altra parte? Vorrei spiegargli che non faccio la raccolta di case con terreni e che non ho pensato di tenere i polli in salotto e che per un migliaio di altre ragioni i polli là devono stare. Ma non parlo, ruggisco e mi lascio andare. Mi pento appena riparto, benedico il povero uomo che di pazienza ne deve avere parecchia e capisco che tanta efficacia è la nostra più grande fortuna. I debellatori del morbo saranno i debellatori di tutti i morbi. Vi sarà pure qualche altro problema nella nostra società cui far fronte con sì tale efficacia? O forse no? Da un anno ci penso e ancora non trovo risposta. Voi che ne dite? Questa diciamo, la risposta a voi che ne dite la lasciamo a chi leggerà il tuo libro. In chiusura ti chiedo, come di consueto, dove possiamo acquistare il libro e naturalmente anche in quali formati è disponibile, quindi se oltre a quello cartaceo ci sia anche quello elettronico. Sì, sì, c'è sia il cartaceo che l'ebook, si può ordinare qualsiasi sito online o il sito della Place Book Publishing oppure su ordinazione in libreria. E niente, sta per uscire, se posso dirlo, il mio ultimo libro, che invece la versione tragica e il mio pensiero riguarda tutta la situazione che stiamo vivendo, ma a livello umano, cioè la perdita dei valori, la perdita dell'amore, la perdita della compassione. Ti dico una cosa, Stefania, di questo libro grazie per questa anticipazione, però se sei d'accordo ne parliamo la prossima volta. Quando esce questo libro ci fissiamo una nuova chiacchierata e ne parleremo sicuramente. L'aspetto umano sia molto importante
e non vado assolutamente né trascurato né accantonato, perché è veramente il minimo indispensabile per la cittadinanza. Guarda, visto che abbiamo iniziato a parlare del diritto, chiudo parlando di diritto. Quando si studiano i manuali di diritto privato, anche di diritto pubblico, che sono un po' i primi esami che si danno anche all'università, una delle, diciamo, in generale l'introduzione, quella che chiamiamo il classico, il primo paragrafo del libro, comincia a parlarti del senso del diritto in riferimento alla convivenza pacifica e alla convivenza civile in generale. Chiaramente ogni autore poi sa, fa la sua premessa, però il senso è sempre lo stesso. Non è un caso se i libri di diritto iniziano con questo tipo di riferimento e va tenuto presente io, quindi diciamo per deformazione, diciamo non professionale ma di studio, sicuramente questo aspetto ce l'ho caldo. Grazie Stefania, quando esce il tuo libro allora? Così ci Esce prendiamo questo questo appuntamento. sabato ufficialmente, ci sarà una Ah! bella presentazione a Firenze e poi inizierò appunto a parlarne in vari canali. Se vorrai ospitarmi, sarò assolutamente Una felice. curiosità, almeno il titolo ce lo dici. Resta in noi. Resta in noi. Benissimo. Allora, ci vediamo tra qualche settimana, diciamo quando uscirà questo nuovo libro, per presentarlo anche qui. Così sarà sicuramente l'occasione per un'altra bella chiacchierata. Grazie. Grazie a te dell'ospitalità, è sempre bello il tuo salotto partecipare, veramente bello. Da 2 anni ti seguo. E adesso, difatti, sono a proposito di anniversari, sono no, non ancora. Dunque, stiamo registrando oggi che è il 21 febbraio, il 9 di marzo del 2020 io iniziai, quindi diciamo che sono vicino a toccare la meta dei 2 anni. Anzi, a proposito, una volta tanto faccio un po' di pubblicità a me stesso, volevo ricordare a chi vedrà questo video. Non so, innanzitutto mettete il like sul video e poi anche iscrivetevi al canale, ricordo che iscrizione al canale è totalmente assolutamente gratuita, non vi vengono chiesti abbonamenti, niente, è un qualcosa che viene fatto a titolo assolutamente amatoriale per piacere personale. Grazie a tutti ancora, grazie Stefano, ci vediamo allora tra qualche settimana per il nuovo libro. Grazie, grazie Paolo. Ciao. Buona serata a tutti.